ci sono ancora tantissime cose che non tornano. Intanto voglio fare gli auguri a chi gestirà le Naiadi, ha vinto un bando per l'assegnazione ventennale, non se ne è accorto nessuno però, e perché oggi siamo qui in questa conferenza stampa? Siamo qui perché, a dispetto delle annunciazioni che ci ricordano un pochino Massimo Troisi e Lello Arena, su ogni piccolo passo che si faceva sulle Naiadi, in realtà questa volta non c'è nessun annuncio. Non c'è un solo assessore, presidente, presidente del consiglio, consigliere regionale del centrodestra che abbia comunicato a tutti che dal 27 di settembre c'è una gestione ventennale delle Naiadi. E questo ci ha sollevato non pochi dubbi. Sarà che i precedenti annunci sono andati tutti quanti male? Le Naiadi non chiudevano, le Naiadi sono chiuse ancora oggi. Le Naiadi, ci vedremo presso le Naiadi per farci un bagno tutti quanti insieme, e questo non è ancora possibile per i tantissimi allievi che le frequentano. E poi non c'è stata una sola risposta nel merito a tutti i dubbi che abbiamo avanzato, e ne abbiamo avanzati altri con un'interpellanza che abbiamo depositato ieri e che abbiamo chiesto di discutere il 17 di ottobre nel prossimo Consiglio regionale. Com'è stato possibile fare un affidamento diretto in pendenza del bando? L'affidamento diretto è possibile soltanto quando l'asta va deserta, quando non ci sono offerte. Perché è stato esonerato il RUP con la determinazione 316 pochi minuti prima che la commissione si riunisse per valutare l'offerta, l'unica offerta pervenuta, che è stata la determinazione 317, quella successiva? Quali sono le esigenze organizzative che vanta il direttore di Aeracom per esonerare questo RUP e sostituirlo? E poi, chi ha scritto il bando? È possibile che chi ha scritto il bando, che è la Lex Specialis, sia anche parte della commissione che ha giudicato le domande? A tutte queste risposte e ai dubbi che abbiamo sollevato nelle precedenti interpellanze, nelle precedenti conferenze stampa, non abbiamo avuto risposte nel merito. C'è poi un'altra domanda che noi facciamo. Un'associazione sportiva con 10.000 euro di capitale prende un affidamento di 33 miliardi di euro, milioni di euro per 20 anni. L'8 di agosto il presidente Marsiglio diceva: stiamo lavorando in silenzio per garantire un affidamento duraturo. Dobbiamo riconoscergli il grandissimo risultato.